Cereo dei fiorai o ortofluricoltori? Dietro alle mie spalle potete ammirare il cereo dei fiorai al secolo. Anticamente questa era denominata il cereo degli ortofluricoltori e dei giardinieri, perché appunto era curata proprio dalla categoria dei giardinieri e degli ortofluricoltori. Infatti questa, prima della seconda guerra mondiale, veniva conservata nel quartiere di Cibali, perché appunto era il quartiere dei giardinieri. E poi, come per alcune candelore comunque sia, si va perdendo la categoria e questo cereo rientra di proprietà del comune. E qui ci troviamo di fronte a un piccolo capolavoro, non ha niente a che vedere con le altre candelore, perché lo stile è non eclettico o barocco neoclassico, è tipicamente veneziano, un gotico veneziano. Ecco, certamente l'autore, ecco, si ispirò anche, ecco, al Duomo di Milano, alle bellissime facciate sul Canal Grande di Venezia. E non dimentichiamo che in via Umberto abbiamo un palazzetto, ecco, prima di arrivare a piazza Umberto, piazza Vittorio Emanuele III, come si chiamava un tempo, ecco, di stile veneziano, per cui se noi guardiamo quella, la nostra candelora e quel palazzetto, ecco, tempo fa feci una fotografia, la candelora passava di lì e la sostarono, era una perfetta scenografia, ecco, di quello stile con il stile che faceva da fondo. E ha subito diversi restauri, l'ultimo nel 2000, e oggi la possiamo ammirare comunque sia nella sua bellezza attuale. Questa, ricordiamo che comunque sia, a differenza delle altre candelore che hanno del barocco, diciamo, in corpo, questa è in stile gotico veneziano. Ecco, qui troviamo tre ordini: la base solenne, ecco, ripeto, neogotica veneziana, poi tutti santi catanesi, Sesto, Atto, Giuliano, santi che magari noi non conosciamo mai, Uplio, che non può mancare, Berillo, mentre la parte alta c'è una bellissima Sant'Agata legata non a un albero, a una colonna con lo strappo delle mammelle e tutti gli angeli, ecco, la corte celestiale con figure molto belle, lignee, fanno da corona a questa statua. Ecco, bisogna dire che questa candelora per moltissimi anni, fino al 1960, ecco, partecipava con la caratteristica boccia che aveva a corona, veniva in processione da Cibali. E oggi la vediamo di nuovo col mazzo di fiori in capo alla corona, e fino a qualche anno fa aveva la famosa boccia, infatti veniva denominata la regina delle candelore proprio perché sulla boccia aveva questa grande corona dorata. Ecco, naturalmente legatissimo a questa candelora era Salvatore Urzì, che naturalmente aveva anche lui giardini, ecco, il figlio che è stato sempre a zelare a che non si perdesse il ricordo della famiglia, Nino Urzì, e la candelora poi ha avuto del tempo. La prima volta fu nel 1962 con un piccolo mazzetto, poi dopo ripresero la boccia, ma da qualche anno nuovamente è stato rimesso il mazzetto, che credo che la candelora dei fiorai vada bene, che ci siano almeno quantomeno dei fiori, anche se artificiali. Questo cereo viene portato da 8 portatori, all'incirca a nudo siamo sui 580 kg, 600 kg. Naturalmente il movimento dei portatori è diverso, perché la candelora è alta ma ha uno stile totalmente diverso dalle altre. Noi catanesi siamo attaccati
molto alla nostra città. Siamo attaccati alla nostra santa e quindi non c'è Catania senza Sant'Agata e non c'è Sant'Agata senza parlare di Catania, anche se ricordiamo che comunque sia la nostra santa patrona è venerata in tutto il mondo, quindi sono oltre 90 paesi dove Sant'Agata viene venerata e soprattutto anche a Malta. Sant'Agata in alcuni paesi è anche la protettrice dei vigili del fuoco, proprio perché ha subito il martirio del fuoco, uno dei tanti martiri che ha subito è stato proprio quello del fuoco. Io spero che comunque sia quel poco di tradizione che ancora ci è rimasta non ce la tolgano definitivamente, perché Sant'Agata sì, è vero che è fede, con Sant'Agata camminiamo, facciamo un cammino di fede, infatti quelli di Sant'Agata non si chiamano processione, anche se molti ancora continuano a chiamarla la processione. Quelle di Sant'Agata si chiamano giro interno e giro esterno perché è un cammino di fede. Noi al capo dei cordoni non abbiamo il crocifisso, ma abbiamo solo i devoti che tengono, si aggrappano a questo cordone e fanno un cammino di fede verso Gesù Cristo con Sant'Agata. Quindi io spero che la nostra festa possa vivere ancora di tradizioni. Le candelore ne sono la testimonianza. Una candelora che va a visitare un quartiere e un pezzo di Sant'Agata che va ad annunciare che manca ormai poco, diciamo, all'abbraccio con la città e con i catanesi. Quindi che ben venga il cambiamento, ma che tolgano le mani dalla nostra tradizione, perché la tradizione è Sant'Agata e Sant'Agata è la nostra tradizione.